Ciao a tutti! Se siete dei makers e vi piacciono le strisce LED, amerete questo progetto. In questo tutorial, diviso in due parti, vedremo passo passo come sia possibile comandare delle strisce LED indirizzabili via Wi-Fi, con pochi ed economici componenti, il tutto sia da browser PC che da smartphone, Android o iOS. Parleremo di VLED, questo software incredibile in grado di gestire una o più strisce LED o anche matrici di LED. È possibile controllare strisce come VS2812B, SK6812, APA102, eccetera, con oltre 100 effetti speciali predefiniti, oltre a diverse palette di colori. Funziona su diverse board come ESP8266, ESP32 ed è integrabile su Home Assistant, MQTT, Alexa, Philips Hue, eccetera. In questo tutorial scopriamo un modo semplicissimo per installare l'app VLED su una board Wemos D1 Mini per controllare una striscia LED VS2812B via Wi-Fi. Ma iniziamo subito. Quello di cui avremo bisogno è una Wemos D1 Mini, clone in questo caso, di una striscia LED indirizzabile, una VS2812B, di un alimentatore 5V 5A in questo caso ed ovviamente del software VLED. Iniziamo collegando la nostra Wemos D1 Mini a un cavo micro USB. La colleghiamo alla nostra porta USB e ci spostiamo a PC per installare il software. Andiamo in gestione dei dispositivi e verifichiamo che sia stata riconosciuta dal nostro sistema. Andiamo nel menu delle porte COM e come vedete in questo caso è stata riconosciuta come COM4. Se non è riconosciuta dovremo installare dei driver. Vi lascerò il link in descrizione. Apriamo un browser Chrome o Edge, che sono gli unici due supportati dal sistema, e scriviamo VLED su Google. Apriamo il primo sito, questo, e ci porterà al sito VLED. Come vedete, queste sono le caratteristiche del software, che sono incredibili. Ci sono tantissimi effetti predefiniti, tantissime strisce LED supportate, è integrabile con JSON, con MQTT, con l'app Blink, Hyperion e tantissimi altri progetti. Andiamo sul tab Basics, dopodiché andiamo in Installation, Install VLED Binary e utilizziamo il metodo 1 di flash del firmware e andiamo su Installer Site. Qui ci dice di collegare la ESP alla nostra porta USB, che abbiamo già fatto, e premere Install. Nel caso il dispositivo non sia trovato, bisogna installare i driver che vi dicevo prima. Questi CH34 per il chip rettangolare, CP2102 per i chip quadrati. Nel nostro caso del Wemos D1 Mini clone ha un chip rettangolare, quindi dovremo installare il CH34. Io l'ho già fatto, quindi andiamo avanti. Install. Come vedete ci propone le porte trovate, in questo caso la COM4. Selezioniamo e facciamo connetti. Eccolo qui. E avevo già precedentemente installato la Wi-Fi, altrimenti ci chiederà i parametri. Comunque cambiamo i parametri, metterò i parametri della mia Wi-Fi
con la mia password. Facciamo come? Ok, sono già connesso al sistema. Easy device. E il software è già installato. Come vedete ci è stato assegnato l'indirizzo IP 192.168.1.112. Prendiamo nota perché ci servirà adesso l'installazione per il telefono. Avendo un Android vado nel Play Store, cerco l'app VLED e clicco installa. Una volta installato facciamo apri. E dovremo aggiungere la nostra board, che come abbiamo visto ha l'indirizzo IP 192.168.1.112. Ed eccoci connessi. E questa è l'interfaccia grafica con cui possiamo interagire in wifi con la nostra striscia indirizzabile. Possiamo divertirci con tutti gli effetti. Se non vuoi perderti la seconda parte in cui faremo i collegamenti elettrici passo passo, iscriviti al canale, mettimi un bel pollice all'insù e clicca sulla campanella per non perderti tutti i prossimi video. Io vi saluto, vi ringrazio di aver visto il mio video e ci vediamo alla prossima per la seconda parte del tutorial. Ciao a tutti!